Bella ragazzi, rieccoci qui su The Amazing Spider-Man 2 per proseguire la nostra avventura. Subito obiettivo a 2000 metri, questo è un vizietto che stanno prendendo. Che mi urta un pochino al cazzo, devo dire la verità, farmi fare tutta questa dannatissima strada per giungere all'obiettivo. Alcuni di voi mi dicevano nello scorso video che siamo agli sgoccioli del gioco, sinceramente non so quanto possa mancare alla fine del gioco. So che ci devono comunque, vista come sta andando la storia, essere alcuni combattimenti. Probabilmente alcuni già li andremo ad affrontare in Se questo mio sangue video. potesse curare Harry, glielo darei subito. Faccio video Ma ci come vorrebbero mai detto a tempo e voi. Ci ricerche vediamo per se riesco scoprirlo. sui 25 E lui non minuti. vuole Perché aspettare. più piccoli no, perché poi se no ci vuole troppo per finire il gioco. Neanche magari più grandi che poi hanno. No, vediamo se riusciamo a restare ai 25 minuti. Al massimo entro la mezz'ora. Vediamo un po'. Quando sinceramente l'ho iniziato non pensavo sto gioco mi sarebbe piaciuto, l'avrei portato a termine. Invece mi ha sorpreso. Sì, ha difetti come tutti voi avete sottolineato, come anche io ripeto. Però è un gioco che secondo me si fa giocare. Io cioè sì, giochi, c'ho gli Edizione capolavori, i giochi straordinaria, normali. se non la Però io pigli. mi baso quasi sempre sul divertimento, sul gioco piace. Poi se c'è un gioco brutto che magari a una persona piace, lo gioca tranquillamente. Non vedo perché, se no altrimenti se bisognerebbe giocare solo i capolavori, si dovrebbero giocare due, massimo tre titoli all'anno. Quindi, anzi, vi dirò di Do a più, Harry il questa mio una volta sangue finita senza probabilmente mi testarlo. Rischio di ucciderlo. soffermerò O di anche un po' trasformarlo. sui collezionabili e sulle varie cose. Ok, abbiamo raggiunto l'appartamento di Harry intanto. Ho rinviato troppo a lungo. Devo andare da Harry e parlare con lui. Sei venuto. Grazie, pagherò qualunque cifra. Signor Osborne, un attimo. Ho parlato con gli scienziati, persone che conoscono la genetica. Non posso darle il mio sangue, è pericoloso. Pericoloso? Ma morirò senza. Non subito. C'è ancora tempo per fare ricerca. Ogni altro ibrido si è trasformato in un mostro. Non so cosa ho di diverso. Io sto cercando di Ho capire. pagato una fortuna a tutti i luminari del settore per capirlo. Una fortuna! Non hanno le risposte. Quindi sono disposto a rischiare. Non parlo solo di lei. Lizard, gli altri ibridi fanno male alla gente. Vattene. Uccidono. Vattene e Non basta. posso darle il mio sangue finché Avevo non so che è ragione. Non ho sicuro. davvero Prometto, lo scoprirò. nessuno. Sono solo. Signor Osborne, io. No, no, vai, vai via. Harry è veramente al limite. Avrei dovuto notarlo tempo fa, ma ero troppo impegnato a farmi fregare da Kraven. Non posso credere di esserci cascato. Ma perché Ok avrebbe dovuto ragazzi, andiamo a insegnarmi le sue raggiungere tecniche di caccia per poi tradirmi? la casa di Dovrei Kraven, chiederlo a lui di dal persona. traditore, almeno per quello che fino a mo' abbiamo potuto appurare. Si tratta di un traditore, poi non so, il gioco ci riserverà colpi di scena. Ok, entriamo nel loft di Kraven. Kraven, facciamo due chiacchiere tra maestro e allievo. Parliamo dei nostri obiettivi, dei piani futuri e magari spiegami perché lavori per una gelatina umana. Non c'è nessuno, ma forse posso trovare qualche risposta. Cerca Kraven. Già lui dice non c'è nessuno. L'obiettivo invece cerca Kraven, il che fa intuire che lui sia nascosto da qualche Kraven è parte. andato, ma è O sia uscito in di un'altra fretta. stanza. Se cerco bene, troverò delle prove. Dire che, vi devo dire che queste sezioni nelle case, come quella nel museo, mi piacciono abbastanza. Cerca Kraven. Continua a dirmi cerca Kraven, quindi vuol dire che in casa il putrido, il traditore, la fezza. Devo esaminare con cura questa stanza. Esaminiamola con cura. È Ah, l'ho tutto per me. trovato. Volevo uccidermi e impagliarmi,
come un trofeo. Per tutto questo tempo mi ha studiato, mi ha messo alla prova per capire i miei punti di forza e batterli. Cazzo. Guarda che lurido pezzo di merda. Sei un falso, un vigliacco. E questa è la tua idea di caccia, eh? Oh no, è solo il preludio. Azzo, non mi dite che lo ci ha catturato. Quella freccetta forse era pregna di veleno. Bah, sinceramente non mi sorprenderebbe uno scontro contro di lui adesso. Adesso, comunque, successivamente ci sarà sicuramente, penso. Perché ho proprio voglia di spaccare il culo a sto stronzo. Vediamo un po'. Caricamento permettendo, perché sapete, la costante di questo titolo sono questi dannati caricamenti. Probabilmente sulla next gen, su un PC, non ci saranno, però. Ah, bene. L'antidoto che ti ho dato dovrebbe contrastare il tranquillante. Ti voglio al massimo delle tue forze. Smettila di fingerti re Artù. Parli tanto di onore e mi hai mentito. Mi hai tradito per Kingpin e il suo denaro. Quello è stato un caso, non ti ho tradito. Ti ho insegnato tutto ciò che sapevo, non solo per farti eliminare i rivali di Kingpin, ma anche per renderti l'avversario più degno, l'avversario che potevi diventare, la mia più grande preda. Ora sei pronto. Adesso vedremo chi è il cacciatore e chi è la preda. Quindi mi hai usato per eliminare i rivali. La resa dei conti, sconfiggi Kraven. Casa di... Non ho dato che mi hai impedito di parlare con lui. C'è una bella scema, no, stronzo. Boom. Per un po'. Boom. Seminava paura e incertezza. Mi caccio veramente poco. Forse dovevo spare con Tazzoli. Era ovvio che avremmo dovuto eliminarlo. Boom. Boom. Acchiappa fantasmi. Brancoli, ho chiamato degli adepti, dei piccoli fantasmi. Deve essere l'effetto di quella merda che mi ha dato. Ora vederlo in mezzo a me. Ma ci devo provare. Non c'è via di fuga. Attivi i sensi del ragno. È nascosto in mezzo agli alberi il pattume. Eccolo là. Dove pensavi di scappare? Grave. Credi che guardassi casa di mentre uccideva quel ragazzo? Perché? Per farmelo uccidere? Per farmi sentire in colpa? Perché sei un pazzoide? Pum. Era una prova. Per vedere quanto potevi essere forte. Capire se eri in grado di versare del sangue. Lo ammetto. Pum. Mi hai deluso. Zio. Ok. Sei inferiorità contro un solo. Io spacco il culo a te e tu fantasmi. Forse tu non l'hai capito. Sono una mossa avanti. Ah. Aspetto ancora una spiegazione per il tuo. Non hai capito baffo. Che non funziona nasconderti, stronzo? Dove cazzo sei? Eccolo là. Eccolo di qua, dai, vieni giù. Che balliamo insieme. Non sei capace di infuriarti così. Ti manca l'istinto. Come no? Sto spaccando il culo, come non mi infurio? Vieni da me, bello. Di nuovo. Falso. Mi arrabbio. Mi fai solo te. Perdere tempo così. Anch'io voglio fare del male ai miei nemici. Eccoti là. La differenza è che so che è sbagliato. Boom. Boom. Quando ti impegni così poco. Spada flosh, spada flosh, spada boom. I tuoi sensi ti tradiscono. Non ce la fai. Non mi tradiscono, ti ho quasi rotto il culo. Non mi tradiscono. Questa volta no. Son. Brancoli nel buio. Di nuovo se ne sta scappando. Non cadrò in un'imboscata tra gli alberi. Non è sei impossibile. Divertente. Ho il senso di ragno. Mancali, vieni a prendermi, sciocco. Sono qui, all'ultimo sangue. No, io non faccio così. Boom. Con me boom. Nessuno muore. Sta
esteso. Salutiamo Kraven, raga. Cacciatore predo, obiettivo sbloccato, più una statuetta disponibile. Veramente il tutto è veramente fantastico. Ti prego, uccidimi. Preferisco la morte alla sconfitta. La morte non è una sconfitta? Vuoi tornare a tormentarmi come Kraven zombie o qualcosa del genere? Comunque, ho vinto io, quindi decido io. Quali sono le tue condizioni? Hai qualche rotella fuori posto, Kraven. Ma hai sempre avuto il tuo folle codice d'onore. Quindi mi dirai come arrivare a Kingpin. Voglio la verità. Tutto quello che sai. Molto bene. Ti sei meritato questo diritto. Chiedi e io risponderò. Ok, parliamo per benino con Kraven. L'uccellino mi ha detto che Kingpin sperimenta sui detenuti del Ravencroft. Come? L'istituzione ha perso tutti i fondi governativi. Ha bisogno di finanziatori privati. E Fisk è il più importante, ora che Norman Osborn è morto. E gli permettono di sperimentare sui detenuti come una specie di dottor Chichenstein? Lo incoraggiano. Vedono i detenuti come merce irrecuperabile, utili solamente come cavie. Ti conosco. So bene che ti guardi sempre in giro. Non ti sfugge niente. Sì, è vero. Ho incontrato Fisk nel suo palazzo. Ho preso nota di tutto, delle telecamere, delle armi, dei punti di accesso. Ha un sistema di sicurezza Telec 4566 e io conosco la password. Molto bene, ti metto un più sul registro. Fammi una mappa e falla dettagliata. Concludiamo la conversazione col nostro amico Kraven. Con le mie informazioni riuscirai a entrare nell'edificio, ma dovrai comunque affrontare Fisk in persona. Lo distrarrò con dei dolcetti. Ecco perché perderai. Tu lo sottovaluti. Quell'uomo ha lottato per la vita sin dall'infanzia. Basterà un solo momento di debolezza e lui lo userà per ucciderti. L'istinto da killer, eh? A te non è servito. Non so se i poliziotti riusciranno ad arrestarti, ma anche se non fosse, ti conviene tornare in Russia. Fisk non è gentile come me. Ok, ci vediamo, Kraven. È stato bello parlare con te. Potenziamento personaggio disponibile. Intanto 10G disintegratore. Questo è tutto quello che ho sbloccato mo. Questi pezzi di ragnatela ionica. Che possono scindere ioni alcuni metalli deteriorandoli. Benissimo. Ho ancora dei punti da spendere. Vediamo un po'. Quasi quasi mi sciocco tutta questa categoria qua. 8000, giusto giusto, ce la lascio anche per distruzione. Si distruggono all'impatto, perfetto, perfetto. Ok, vediamo adesso dove ci richiamo. Da Kingpin, il re del crimine, signori. In questo ambiente un pochino spettrale, direi. Il che mi garba molto. Ah, siamo catapultati qui nel furgone per arrivare a casa questa porta. La ragnate la ionica del bandito. Ok. Vedo Spider-Man! Gli attacchi normali non gli fanno quasi niente. Ok, ragnate la ionica, decoriamolo! Ma io la ragnate la ionica, vedi? Molto potenziata tra le altre cose. Dall'idiozia. Steso subito, non sei niente per me, zucchero. Prendiamo il controllo. Ok. Stabilite un perimetro, guardie a tutti gli accessi. Va bene. Se qualcuno non lavora, andrà ad arricchire le mie statistiche degli arresti. Signor sì, signore. Mantenete il contatto radio. Rapporto ogni 5 minuti. Faccio girare la voce. Il capo vuole che tutti facciano doppio. Fa tutto il malandrino, questo andrà ad arricchire le mie statistiche. No, chi l'avrebbe mai immaginato, a parte tutti? Ma cosa mi piace, fai il gioco di Kingpin sconfiggendo i suoi tenenti.
Bella questa ambientazione comunque. Non ho capito. Vabbè. Come non si arrampica? Oh, spadi. Non mi piace lavorare con gli sbirri, corrotti o meno. Ok, queste furtive sono quelle che mi piacciono di più. Vedete, non ti fanno neanche perdere tempo a combattere. Qui sotto c'è il primo figlio di Cagna. Bersaglio individuato. Ragnatele, fate il vostro dovere. Ti ho un cazzo che ti spacco il culo, stronzo. Che hanno buttato d'acqua fredda. Non vi preoccupate che con calma ci lavoriamo, raga. Meno uno, dai, ci dà un po' più di spazio di educazione, di libertà. Scossa sismica, dai, spacchiamogli il culo per bene. Pum, pum. 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 Schiamo per tutto lui adesso. Ok. Boom. 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 Sono ossi duri questi stronzi, eh. Sono veramente ossi duri. Ma alla fine purtroppo prevarremo noi, purtroppo per loro. Perfetto. Alle scimmie. Vediamo cosa sai fare. Vabbè, qua è un solito semplice. Ho combattuto con uno sfigato totale. Era molto più forte di te. Uno di cinque. Ok. Qui c'è un stato semplice che spara. Io non ho capito perché non fa finta che è morto. Almeno si risparmia una morte cruenta. Vabbè. Ecco il secondo. Secondo tenente. Questa armatura spacca. Ma io ti spacco il culo, non la armatura. Il frutto qua cresce. Armature ioniche, zucchero, armature ioniche, mediterranee, tirreniche, di tutti i tipi li abbiamo. Quella corazza è un vantaggio enorme. Giochiamo ad armi pari con la ragnatela ionica. Eh sì, giochiamo ad armi pari, sì. Se riuscissi almeno a togliermi in mezzo al cazzo questi due semplici, no? Ah, sono andato pure giù, mamma mia. Devo stare attento, sono proprio nella loro zona, raga. Per contrastare la corazza, il dottore ha prescritto ragnatele ioniche per tutti. Del male. Okay. No dai, facciamocelo. Qua raga, un po' più di calma, ci guardano veramente tanti, devo stare attento. Ti muovi al rallentatore. Dal vivo non fai tanta paura. C'è questa flash che fa male. Cos'è? Se fossi vaffanculo, almeno uno me lo sono tolto in mezzo al cazzo. Ok, anche questo è andato. Adesso devo lavorarmi con calma. Ci sono lui e la piccola flash. Vediamo un po'. Mamma mia, sono veramente tutti con i cazzi questi, eh. Favoloso. I soldati scelti della task force non vaffanculo, mi sembrano così scelti. Vaffanculo, secondo è andato. Devo stare attento alla donnina, veloce. Sarai morto prima ancora di saperlo. Come cazzo corre questa grandissima zoccola? Questa grandissima mignotta. Ok. Ok, curiamoci, raga, curiamoci. Ma no. Dai, fammi curare, spadi. Benissimo, benissimo, benissimo. Perfetto, siamo riusciti a curare. Ora sono più tranquillo. Andiamo a vedere adesso. Ma chi non per il culo. Potevi diventare quello che volevi? Nel caso si sbagliava. Ok. È il mio giorno fortunato. 2 di 5 sono andati, ancora ne mancano 3. Che sono sopra. Questo è quello di prima, quello che mi stavo già mezzo pulendo prima.
problema è che non sono mai soli, quello è il problema, ci hanno sempre scagnozzi dietro. Chi cazzo spara? Almeno potresti dire qualcosa. Facciamo di fare queste cose semplici. Posso rompere il cazzo. Dove siete? Lì, è lì. Vediamo un po'. Quelli con le corazze sono i capi. Il che li rende i miei bersagli. L'ho capito. Bisogna vedere dove sono però, dove stanno. Sopra, vediamo su che c'è. Il ragno, tutti con me. Eccolo qua, dove è un altro. Hai imparato una lezione. No, questo è un semplice. Mamma mia, pure qua sopra c'è la donna Flash, raga. Basta trucchetti. Combattiamo. Sarebbe importante riuscire a pulirne qualcuno subito. Conviene usare la ragnatela Yonk. Madonna quanti sono. Perfetto, uno almeno se n'è andato. È dura raghi, è dura. Ne ho combattuti di più forti. Attenzione. Insomma, Spidey. Spider-Man non ripete. Guardate la zoccola. La zoccola Flash. Non mi fa neanche curare, mamma mia. Attenzione. La situazione è pericolosa, raga. Devo provare un secondo la fuga e curarmi. Dai, dai, fammi curare, dai, 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 sì, grande, grande. Adesso ritorno a spaccarvi il culo, non vi preoccupate. Ho capito la tua strategia, mi vuoi fare addormentare? Quella corazza è un vantaggio enorme. Giochiamo ad armi pari con la ragnatela Yonk. Oh. Non siamo criminali da strapazzo. Boom, come no? Se non era per quell'armatura, da mo' che avevo scopato per benino. Ok, un altro è andato. Una corazza non. Ok, vaffanculo anche questo. Vieni da papà. Questo è tremendo. Boom, boom, boom. Non prenderti male. Non sei bravo. Tum. Ok, questa è andata pure, 3 di 5. Una piccola cura per essere al top. Deve stare per forza qua fuori l'altro. Tutti con me. Eccolo. È qua sopra. Bersaglio individuato. Se vuoi che ti lasci andare, alza la mano. No? Ok. Una volta ho combattuto con uno. Non so quanto ti paghino, ma è troppo. Subito devastato. Ottimo. Farai morto prima ancora di saperlo. Queste zoccolette veloci sono le più dure da affrontare. A volte mi stupisco da solo. Ok, 4 su 5 l'ultimo, raga. Almeno potresti dire qualche battuta da cattivo. Però pulirmi subito il suo semplice. Perfetto, arrivederci. No, si sono bloccati i lancia ragnatele. Vedila come una felpa appiccicosa e puzzolente. Madonna, c'è uno col mitra che fa veramente male. Preferisco i robot tutta. Perfetto, 5 su 5, è andato. O no? Sì, è andato. Adesso devo raggiungere il rifugio di Kingpin, ma non prima di aver ripulito questo. Facciamoci del male. Prendi il gioco, no, dai, ok. Obiettivo completato.
Questo però è ancora vivo, io. Non ho intenzione di lasciar vivo. Sentite la scossa del ritmo sismico. Ok. Basta trucchetti, combattiamo da uomini. Vi ho sterminato tutti. Più di questo dovevo combattere uomini. Dipende dall'energia verde, però. Ok. Si è aperta l'entrata. E dov'era? Là nel rifugio, mi sembra. L'entrata di sto figlio di grandissima puttana. Ok, dovremmo esserci, perfetto. Niente musica? È più taccagno di Jameson. Sento puzza di grasso e di burrito. Comunque stiamo già a 26 minuti, raga, quindi dopo il filmato il video termina. Termina qui. Se c'era la boss fight, vi do appuntamento al prossimo video. Godetevi il filmato e ciao a tutti. Guarda un po', c'è il signor Kingpin. Bel nome, devo dire, ma sull'aspetto fisico abbiamo molto da lavorare. Ho l'impressione che sia così. Non ho la più pallida idea di cosa tu stia dicendo. Ti dirò che sono colpito. Prendi il controllo del crimine di New York sotto il naso di tutti. Sei un nodo corrotto, eppure sono lì a baciarti le chiappone. Che poi, dico io, non è facile. Sono così larghe che fanno provincia. L'unico criminale che vedo è l'uomo mascherato che sta violando la mia proprietà privata. Un violento giustiziere che il Daily Bugle ha definito una minaccia. Ok, vediamola così. Ma in un modo o nell'altro per te è la fine. E ora minacci pure. Credo che Jonah Jameson mi definirà un eroe quando ti avrò ucciso. Per difesa personale, si intende. Hai liberato Cletus.